Thank you Buonasera, buonasera, uh, benvenuti. Siamo uh, al secondo degli incontri del, uh, della celebrazione dei 50 anni del DAMS. Eh, eh, abbiamo il secondo dei nostri ex allievi, dopo Daria Bignardi della scorsa settimana. Ecco, abbiamo oggi Massimiliano Gioni. E, intanto faccio i miei ringraziamenti a Massimiliano, ma eh, oltre a Massimiliano che ringraziamo che direttamente, ma poi appunto cercheremo di introdurre, di lasciare parlare, di raccon farci raccontare la sua storia, eh, doverosamente devo ringraziare, oltre che eh, diciamo mm. eh, i tecnici che ci stanno facendo fare questo, questa trasmissione, il Dams Lab, il Dipartimento delle Arti, naturalmente, a cui Uh, mi, mi, uh, collaboriamo e, e insomma facciamo parte del Dipartimento delle Armiti o, ovviamente la, la nostra uh, università l'Alma Mater di Bologna la Regione Emilia Romagna e il Ministero della Cultura che ci hanno permesso anche, anche con il loro aiuto di uh, fare questa celebrazione di avere uh, questi ospiti di fare tutta una serie di iniziative che mano a mano vi racconteremo ma adesso appunto eh, vorrei dare la parola a Massimiliano. Massimiliano Gianni eh, forse non ha bisogno di introduzioni, ma giusto due parole per, eh, per ricordare che Massimiliano è uno dei curatori internazionali più importanti eh, che ci sono eh, direi al mondo senza proprio nessun tipo di retorica, nel senso che appunto è il direttore del New Museum è stato direttore della Biennale di Venezia. È il responsabile di tutte le mostre che stanno facendo alla Fondazione Trussardi, quindi è eh, direttore artistico di quella fondazione eh, ha fatto mostre dappertutto, biennali a Quangiù, alla Manifesta. Poi, man a mano ce le, faccia, ce le faremo raccontare. Ecco, per cui, probabilmente, non ha bisogno di introduzioni, ma forse l'introduzione, la prima introduzione che chiediamo a Massimiliano è proprio questa sua introduzione. Nel mondo dell'arte attraverso il Dams, ecco, uh, visto che è un nostro ex allievo, uh, chiediamo a lui un po' di partire un po' con, questa, con questo, uh, diciamo, con questo ricordo anche di, del Dams. Grazie. Sì, beh, no, grazie a te, Roberto, e buonasera a tutti. È sempre un po' strano parlare così senza. Vedere in faccia chi ci guarda, ammettendo che ci sia qualcuno che ci guardi, e, e grazie a te Roberto. È anche un piacere vederti perché con Roberto condividiamo anche l'avventura di aver entrambi lavorato per Flash Art, la rivista di, di arte contemporanea che è stata palestra di tantissimi eh, curatori ed è, 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 è gli scritti saggi, le interviste di Roberto hanno avuto anche nella mia formazione un, un ruolo davvero, davvero importante, quindi è un piacere essere qui con lui oggi. Eh, rispetto al DAMS, cosa posso dire? Che, che ehm, è un luogo che mi è molto caro, è un luogo dove ho imparato tantissimo, è un luogo dove sono, diciamo, approdato perché cercavo un'università che, che mh, mi permettesse di lavorare nel mondo dell'arte contemporanea o di avere accesso all'arte contemporanea. Cioè, la mia scelta del dance è stata che mi sembrava l'unica università dedicata all'arte nel quale ci fosse attenzione al contemporaneo, al contemporaneo diciamo, più spinto, più, più recente. Eh, All'epoca... Eh, e. Lo faccio probabilmente per, per una forma di rimozione. Non mi ricordo esattamente in che anno mi sono iscritto. Eh, <ride> e, e, e forse perché non mi voglio da. <ride> esatto, esatto. Era, era un momento in cui mi sembrava che la, la, la familiarità con l'arte contemporanea fosse soprattutto nelle accademie d'arte e al Dams, anche se ovviamente altri corsi di lettere e filosofia. Io sono di Bustarsizio, quindi guardavo a Milano. Eh, Indubbiamente si insegnava arte contemporanea anche lì, ma c'era una prospettiva che grosso modo arrivava agli anni 60. Poi pensavo che al Dams ci fosse anche eh, molti insegnamenti altri di, di arte, no? da psicologia dell'arte a storia dell'arte antica medievale e così via. E quindi il mio piano era che dal Dams potessi uscire con una laurea che se non avessi potuto continuare a occuparmi di arte contemporanea in maniera professionale, almeno mi sarei potuto magari occupare di arte antica o insegnare storia dell'arte e eh, quindi coltivare l'arte contemporanea in maniera più personale. Quindi paradossalmente pensavo che il Dams mi, mi offrisse un paio di piani A e piani B che, eh, <ride> che mi aprissero più porte. Poi c'era anche, e questo lo dico, avevo anche tanta paura che una laurea del Dams non offrissi immediatamente eh, degli sbocchi professionali e quindi quello paradossalmente ha avuto un effetto propulsivo sulla mia carriera, nel senso che ho pensato devo lavorare e studiare, impegnarmi molto di più perché è una laurea che non offre diciamo, una professionalità immediata e quello in un certo senso ha pagato, credo, perché ho cercato di, di, di impegnarmi molto nel, nel corso dell'università. Ecco, diciamo, però vedo che eri, eri già arrivato con le idee molto chiare, insomma. Cioè, questa idea di dover lavorare nell'arte contemporanea ce l'avevi anche prima di venire a, a Bologna. Sì, io ho avuto. Ecco, come com nasce questo amore per l'arte contemporanea, Massimiliano? Sì, allora queste sono un po' le risposte in cui uno si rivela immediatamente. <ride> che, che tu, Gli studenti più giovani stanno cambiando canale e così via. No, <ride> nelle... Le epifanie nei miei miti mm. di origine sono le seguenti, e, e non, non esagero lo dico però anche con <ride> testi. Allora, il caso vuole che avessi fatto una tesina sulla guerra in Vietnam per il, gli esami della terza media, e eh, in realtà perché. Appassionato di film, cioè veramente questo da, da, da nerd in un certo senso, appassionato di film sulla guerra in Vietnam, di cui in quegli anni ce n'erano tanti, e, eh, e quindi ho fatto una tesina. E il caso vuole che nella biblioteca di Busto Arsizio ci fosse il libro di Lucy Lippard sulla pop art, che era un libro credo all'epoca edito sì. da Rusconi. Eh, e mi aveva molto colpito. Mi colpiva di quel libro, e l'ho detto anche in altre occasioni, che. La, pop art, la posizione dei molti artisti pop su diciamo il mondo del consumismo eh, fosse piuttosto ambigua, no? cioè come sappiamo da, da Warhol a Liechtenstein cioè non ci fosse un'immediata condanna di quel mondo ma che fosse una sorta di osservazione e di constatazione di, un, di una trasformazione epocale ovviamente tutte queste cose non è che le avessi ben chiare a quell'età però, è questa cosa che mi dicevo ma ma cosa vogliono dire? Cioè vogliono, stanno criticando il consumismo o lo stanno glorificando o meno? E, e, e quindi mi è rimasta quest'idea che con l'arte potessi sollevare delle domande senza, ehm, senza essere re, né retorico né, né immediatamente ideologico e, e di nuovo tutte queste cose le ho, le ho capite dopo. Quindi da lì mi ha colpito quello e poi attraverso quel libro ho iniziato <coughs> Il caso vuole a leggere i libri del futurismo, a leggere i libri di, del dadaismo, del surrealismo, i manifesti e così via. E, ehm, ed era anche molto interessante perché poi mi sono iscritto al liceo classico e nulla di questo mondo veniva... <ride> certo, emergeva in, in quel momento. momento. E quindi era il mio certo. mondo, il mio dei miei amici, cioè dei, dei, dei futuristi, dadaisti, surrealisti, e, mm. e quindi era uno spazio di libertà e anche uno spazio in cui... Non c'erano aspettative di senso compiuto. <ride> so che sembra, okay. cioè, certo, che no, no, ma è... in una vita anche se vuoi di provincia, in una vita anche di, di immediati risultati quantificabili, eh, mi certo. sembrava straordinario che ci potesse essere un mondo in cui non avere un senso compiuto, non avere. Un Un'idea razionale del mondo e così via fosse una libertà straordinaria. Poi, e poi chiudo questa parentesi: sono andato a vivere in Canada perché ho vinto una borsa di studio e lì, eh, tra l'altro, appunto, Flesh Art iniziavo già a leggerlo intorno a credo ai 16 anni, arrivava nell'edicola di, di Bustarsizio. Eh, poi sono andato in Canada e lì ho avuto, come dire, un mi sono sentito più esposto a, alla cultura contemporanea perché comunque nel mondo del Nord America c'è una familiarità certo, più, più, certo. Più, più accessibile e quindi quando sono tornato per iscrivermi al, all'università da una parte sono tornato pensando che dopo due anni di Canada e di cultura se vuoi anglosassone americana anche di dimensioni delle vastità del Canada e dell'America mi sono detto voglio tornare in Europa voglio essere a contatto con la storia europea e in quel senso anche Bologna aveva una grande forza di, di attrazione e, e Poi lì ho capito che insomma, volevo dedicarmi all'arte. Che, che quella era un po' la mia vocazione. Però non pensavo potesse esserne una professione. Cioè, io pensavo, farò il se mi va bene, il critico d'arte che scrive per flash art, ma avrò bisogno di un altro lavoro per, per campare, e, e pensavo che dal DAMS potessi trarre quel, quell'insegnamento. Ecco, invece. Eh, eh... Quando nasce il, diciamo, il tuo ruolo di curatore, cioè quando sei riuscito a fare appunto sì. le prime mostre. Ma come sai, anche tu, perché l'hai visto anche nel, nella tua carriera, certo. eh, innanzitutto la parola curatore, fino È agli 90. anni 90 non la pronunciava nessuno. No? Io, certo. io pensavo crescendo, sì. eh, sai, i, i modelli più esposti, più espliciti erano quelli dei critici, più visibili, se vuoi, con certo. Oliva, perché lo vedevi nudo anche su Frigidaire, certo, <ride> Germano certo. Spillan, certo. perché lo leggevi sull'Espresso, eh, certo. rispetto a Bologna conoscevo i libri di Francesca Linovi, perché <ride> Arte di Frontiera, che era il suo libro sul, eh, sui graffiti, era anche un modo in cui... Sono stato arrestato per graffitismo. e Se mia mamma e mio papà mi stanno guardando in questo momento si ricordano la notte a credo 15 anni. Sono stato beccato dalla polizia che faceva i <ride> e quello, non so se è la colpa di Francesca Rinovi o meno, ma eh, questo per dire ma che un po sì, per un po sì. era un modo per arrivare all'arte contemporanea. Che, come dire, certo. era una porta aperta anche a chi non necessariamente sapeva di arte contemporanea. Quindi, tutto questo per dire che non sapevo di voler fare il curatore, cioè pensavo di voler fare il critico negli anni 90 succede una cosa per cui la professione di curatore diventa più visibile, e lo è anche grazie appunto a Flash Art, lo è grazie alla biennale del 93 che è la biennale che fa Achille Bonito Oliva, ma in vita. Elena Contova, che a sua volta invita tutta una nuova generazione di quelli che iniziano a essere chiamati curatori. Eh, attraverso Flash art incontro anche Francesco Bonami, che a quel punto era già un curatore al museo di, di, di arte contemporanea di Chicago. E devo dire che il passaggio tra la scrittura e il fare le mostre, avviene soprattutto grazie anche al lavoro con Francesco Bonami perché lo aiuto con alcune mostre nella ricerca ed è lì che è un po' più la palestra se vuoi più pratica del fare le mostre, per me fino a metà degli anni 90 la relazione con l'arte era soprattutto con la scrittura poi diciamo dalla seconda dal 96-97 lascio se non sbaglio il Dams e inizio a lavorare a Flash Art nel 98 ed è eh, paradossalmente dalla, dalla rivista Flash Art che inizio a capire anche che, che esiste un'industria se vuoi delle, delle mostre cosa che non, non conoscevo e, certo. e attraverso Forse la... ancora non un'industria ma probabilmente un, un, anche uno sbocco anche una possibilità di lavoro sì <coughs> e, okay, e succede anche questo mm. che vado a New York come redattore di Flash Art eh, nel 99 o inizio 2000 e, ehm, e lì mi trovo a lavorare nel campo della scrittura con una lingua che sì, conoscevo bene perché avevo vissuto all'estero, ma non era la mia lingua madre. Quindi c'è stato anche uno spostamento probabilmente tra la scrittura e una forma di. io la chiamo di, di action criticism, cioè la curateola è una sorta di, di forma di critica, ma in cui sei più vicino all'artista, sei più un compagno anche nella genesi dell'opera e della mostra, e in cui il tuo ruolo non è quello di critica nel senso di censore, è più di, di un accompagnatore eh, della nascita dell'opera e soprattutto della nascita della mostra. Ecco, quello, a quel punto credo, lavorando in un mondo diverso, con una lingua diversa, lavorando in un mondo in cui appunto c'era un'industria delle mostre in America, delle mostre d'arte contemporanea, senza dubbio più... Più sviluppata, lì ho anche capito che caratterialmente, forse il lavoro del curatore mi era più vicino che, che il lavoro dello, dello scrittore e del critico. Sì, anche perché poi credo che, eh, diciamo, in questo momento non so se si possa vivere facendo il critico no. d'arte. Ecco, è una, una di quelle professioni che. Eh, non so, anche a me piacerebbe fare, no? ma, ma, ma è, è, un, è un lavoro che non, 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 puoi, non puoi viverci. Non hai Ed nessun problema. Di... Se pensi, poi non vogliamo scoraggiare appunto nessuno degli studenti, è uno di quei lavori che anche nell'esplosione che l'industria dell'arte contemporanea ha conosciuto, se vuoi dal 2000 in poi, ehm, è quello che. Che è cresciuto meno finanziariamente e professionalmente. Certo. Sono cresciuti i curatori, sono cresciute le case d'aste in modo certo. eh, inimmaginabile, se vuoi. Ma il mm. ruolo del critico è quello che è stato più penalizzato, anche se poi viviamo in un mondo in cui il linguaggio attorno all'arte è sempre più presente, eh, se pensi anche a tutti i siti internet, a, a anche a questa industria della comunicazione esplosa, paradossalmente richiede tantissima scrittura. Eh, ma è una scrittura certo, certo. Più, più di servizio che, che, che di critica. Certo, certo, uh, fare i libri si sa che poi comunque non anche, anche diciamo, la scrittura che ti prende molto tempo, eh, fare i libri non, 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 non ci si guadagna sicuramente, sì. cioè, no, almeno non, non certamente scrivendo libri d'arte, ecco. questo è sicuro. Mentre molto, eh, è, è molto, diciamo comunque, è un altro ruolo anche, poi direi, quello del critico, tu del, del curatore. Direi che lo hai ben precisato e eh, eh, tu stai accompagnando anche gli artisti. Ma infatti, eh, diciamo, questa tua definizione di eh, curatore mi viene da applicarla poi eh, con questa idea di accompagnare gli artisti e poi a tutta la tua attività che hai fatto con la Fondazione Trussardi. Ecco, sì. questo... Um, cercare di fare tutta una serie di mostre personali di artiste che appunto lo dico tranquillamente davanti a te ma lo direi in qual qualunque situazione io credo che veramente sono state tra le mostre più importanti che ci sono state a Milano e probabilmente ecco uh, sono quasi sempre state le più belle mostre di quegli artisti che ho visto in vita mia ecco ehm, non so data cittadina tante altre che in qualche modo Uh, credo siano state importantissime. Ecco, magari ci puoi provare a raccontare per esempio come, um, come si sviluppa questo rapporto? Ecco, eh, in, per esempio, ne, ne, nei progetti della Fondazione Trussardi, ecco, in realtà uh, vi inventate tutto: vi inventate il luogo, vi inventate il quando, il come, il perché, eccetera, eccetera. Ecco, come, come, come avviene questo lavoro? Ma allora, innanzitutto, <clears> io penso che. Il lavoro che fai come curatore o come realizzatore di mostre è molto legato al territorio, cioè questo è un aspetto che abbiamo appreso dagli artisti stessi, no? l'espressione inglese di site specific o site specificity, che, che in sostanza le opere d'arte debbano riflettere o, o gettare le loro radici nel territorio in cui esistono, è un concetto che ha anche influenzato molto dei curatori. Eh, nati o cresciuti negli anni 90. Quindi il caso della Fondazione Trussardi è in un certo senso paradigmatico perché la Fondazione Trussardi cos'è? È, è un'istituzione senza luogo espositivo, eh, è quindi un museo nomade o un museo mobile eh, che per ogni nuova mostra sceglie un luogo. Eh, e sceglie l'artista che lavori in quel luogo e rende disponibile quel luogo e le risorse per cui l'artista presenti una mostra che è unica ed è quindi site specific per, eh, per quel contesto. Ehm, L'idea in sostanza ci è venuta nel 2002 quando Beatrice Trussardi mi ha chiamato a, a essere il direttore artistico eh, del museo, ci è venuta per una serie di, di ragioni. Da una parte crescendo eh, Dico a Milano, anche se sono cresciuto fuori Milano, da, da che non mi ricordi eh, a Milano si parlava dell'assenza e della necessità di un museo di arte contemporanea, adesso c'è il museo del Novecento, ma crescendo ogni, ogni nuova amministrazione de parlava della necessità di questo museo e poi non se ne vedeva mai la nascita sì. e, e noi ci siamo chiesti, ma forse basta solo guardarci attorno il museo. Esiste, erano gli anni anche in cui appunto no, si parlava del museo diffuso, l'Italia come museo diffuso eh, e quindi ci siamo detti, ma magari le risorse ci sono già, sono lì, la, la differenza è portare l'arte in quei contesti, contesti che poi sono unici per l'Italia e sono qualcosa che, che molti artisti, soprattutto internazionali, non avranno mai modo di... Ehm. di utilizzare nella loro carriera internazionale. Quindi da una parte c'era l'idea fondante che il museo, eh, ed è un'idea alla quale credo ancora oggi, ma che ho dovuto poi ri ripensare andando a lavorare al New Museum. L'idea centrale della Fondazione Trussardi è che il museo è un software eh, e non è l'hardware, cioè il museo è il fare la mostra in un certo modo. Eh, certo. E, ehm, e quell'idea veniva anche, e poi sono sicuro che parleremo anche tanto di, di, di lui, ma da certe idee, se vuoi, artistiche come quelle di, di Maurizio Cattelan, che è stato un amico e un collaboratore, o io sono stato un suo collaboratore per tanti anni, no? questa idea, se vuoi, del mordi e fuggi, che, che è anche molto bolognese, dell'idea eh, dell che l'istituzione esiste esista solo nel momento in cui appare cioè o okay, eh, che il gesto artistico mm. sia appunto un gesto e non, non un'istituzione eh, con il suo peso ecco quindi con la fondazione mm. Sardi abbiamo deciso di, di fare queste mostre a, a macchia di leopardo che esistono solo sure. nel momento in cui le vedi poi sai ci sono le risorse anche di una fondazione privata la, 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 la libertà o anche la mobilità che una fondazione privata può dare rispetto al pubblico e poi l'idea di di imbracciare progetti anche a livello di, di assurdità, e se vuoi anche di gioiosa irresponsabilità che magari altri musei non avrebbero. Cioè, noi, noi pensiamo di fare le mostre che non si possono fare nei musei, e che certo. quindi hanno un livello di assurdità e di, di generosità che, che piace anche agli artisti. Sì, giusto per chi non è. Viste molte, non so. La mostra di Pilotti Rist si era, era dentro un teatro meraviglioso milanese. Eh, non so, Henry Sala fa una mostra anche qui. Tutti i luoghi anche che un po' sono nascosti nella città. Ecco, questa forse è un'altra cosa che va esplicitata in maniera chiara. Ecco, sono luoghi che normalmente sono nel cuore della città, ma non sono accessibili. Ecco, quindi questa mostra era anche un modo per entrare dentro uh, il teatro che era tanti anni che non, non si aprì o, 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 o appunto il palazzo che magari era um, solo per determinate persone, quindi aveva un'accessibilità una, diciamo, un non garantita a tutti. Ecco. Um, hai tirato fuori Maurizio Cattellane e quindi bisogna in qualche modo affrontare anche questo argomento. Perché, diciamo, hai avuto un sodalizio con lui molto lungo, ecco, e anche molto articolato, ecco. Dal fatto di fare, eh, non so, la Biennale di Berlino curandola anche con lui. Eh, la Round Gallery che avete organizzato insieme. Eh, ma anche addirittura, diciamo, anche delle cose iniziali abbastanza dire, bizzarre raccontarle, no? nel senso che tutti, so, tu port... se qualcuno invitava Maurizio Catellana a fare una conferenza, arrivavi tu dichiarando di essere Maurizio Catellana e facevi la conferenza. Sì. Ecco, eh, ci racconti un po' questo, come dire, sodalizio, come lo hai chiamato anche tu? Sì, eh, tra l'altro è curioso perché eh, Maurizio ebbe la sua prima e leggendaria mostra a Bologna che si intitolava... Torno subito, se non altro. Quello era <ride> sì, il titolo sì. che rimane: era nella, nella Galleria Neon. Se non sbaglio, 1989. È possibile? O Può essere, sì. No, no, 80... no, 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 prima, prima del 90, sicuramente eh, dovrebbe eh, essere 89, eh, forse addirittura 88. Ed era, come dire, una dichiarazione di intenti quanto mai esplicita, perché cosa fa? Chiude la galleria, che è un gesto, se vuoi, di tipica, come si chiama in, in americano, institutional critique, cioè di critica dell'istituzione, è un gesto alla Michael Asher, un gesto de, de, da grandi pionieri dell'arte concettuale, e, 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 e cosa fa? Chiude la galleria, però mette questo insegna a tutta italiana che dice torno subito la galleria rimane chiusa per la durata della, della mostra e quindi eh, l'artista in un certo senso distrugge il luogo che consacra eh, l'opera d'arte è anche come dire una sorta di apologia dell'assenteismo all'italiana dei furbetti e, e così via e, e la cito non solo perché era appunto la galleria Neon che anche quando studiavo a Bologna era sempre un luogo molto interessante da frequentare Cito anche questo perché è anche grazie a Roberto Pinto che tante delle opere di, di Maurizio Cattelan all'inizio degli anni 90 vengono eh, rese note interpretate proprio da, dai suoi scritti, dalle sue interviste, ma anche perché immediatamente annuncia Maurizio come, o il personaggio che Maurizio costruisce attorno a sé, come questa figura dell'assenza, della sparizione e, e che paradossalmente ha bisogno di un eccesso di comunicazione per... Ehm, Dare statuto d'arte alle sue opere. Quindi cosa succede? Quando lascio appunto il Dams più o meno nel 97-98, non mi ricordo, e eh, inizio a lavorare a Flash Art, una delle prime interviste che, che faccio con. Eh, che mi era stata assegnata in realtà era con Maurizio Cattelan, che all'epoca iniziava la sua carriera internazionale, aveva appena iniziato a lavorare con Marian Goodman, mm. aveva fatto il padiglione Italia eh, nella Biennale Germano-Celant del 97. Mm. E tra l'altro a Bologna, lo dico anche per... scusate, pago un po' di pegni in questa... In questa <ride> Renato Barilli aveva presentato, che, che è stato mio professore, mio relatore, al quale sono ancora molto affezionato, aveva presentato Maurizio Cattelan Anni 90 Anzi, insieme a... Meglio. A Jeff Koons peraltro, no? due, due figure poi diventate a loro modo leggendarie e Jeff Koons che Barilli aveva presentato anche ad aperto sempre a Venezia nel 1990. Ecco, eh, conosco Maurizio nel 98 nel corso di un'intervista in cui quando gli facevi una domanda Maurizio aveva uno di questi piccoli primi computer portatili eh, nel quale aveva copiato tutte le risposte degli artisti che lo intrigavano, da Warhol a... A, mi, mi ricordo Boetti e, e tanti altri eh, Barbara Kruger forse e così via quindi gli faceva una domanda e lui scrollava questo lunghissimo documento e diceva ah sì sì ho una bellissima risposta quindi l'intervista richiedeva tre ore estenuanti di, di, di copia e incolla c'era questo aspetto da una parte molto macchinico e macchinoso di, di Maurizio che diventa una sorta di macchina dall'altra c'era tutto se vuoi una tradizione anche di artisti italiani da De Dominicis a Carmelo certo. Bene l'idea de de dello straniamento facciamo questa intervista e poi lui mi dice guarda domani devo fare un'intervista per la RAI la vuoi fare tu? e gli dico ma cosa intendi? E niente semplicemente all'epoca non avevamo i cellulare. dice darò il tuo numero di telefono tu rispondi e, e la fai E <ride> da una parte mi piaceva l'idea allora ti dico <ride> sì. i pensieri nella mia testa sono stati Primo, lo stipendio di flash art era pochissimo, mi devo arrangiare. Traducevo sì. ancora, traducevo ancora una lo cosa bene. e ho detto, ma magari qui c'è qualche, qualche soldo da farci. Secondo, mi piaceva l'idea, e lì entra anche in relazione con l'idea del curatore, cioè a me i critici che affascinavano non erano i critici censori che che stroncano la rivista, ma erano i critici compagni di strada, no? Breton, sì. Tristan Zara, o se vuoi anche quelli che, che ho citato prima. Cioè, il critico come portavoce dell'artista. E lì era letteralmente, sì. più che portavoce di così, era esatto. E vi sono detto, facciamola eh, a a tutt'oggi non so se Maurizio l'abbia ascoltata, il giorno dopo mi ha chiamato, mi ha detto ah è stata molto bella magari di un po' meno questo di un po' più di quell'altro ed è iniziata questa avventura che è durata per, per molti anni in cui rispondevo a tutte le sue domande andavo a fare conferenze poi eh, nel 2004 appunto ho invitato Maurizio a diventare co-curatore della Biennale di Berlino insieme ad Ali Subotnik e, e a quel punto è diventato un po' più difficile essere Due persone allo stesso tempo nello stesso contesto, certo. quindi da lì è, è, certo. è diventato un altro progetto. E poi ogni certo. tanto. Um, con, diventa... Confesso che l'avevo invitato una volta a fare una conferenza e Maurizio, onestamente, mi ha detto: No, ma lo sai, io ti mando Massimiliano. ho detto: Sì, però con Massimiliano non possiamo spacciarlo per Maurizio Cattelan a Milano. Sì. <ride> mi tirano i pomodori, non lo facciamo. Ma la prima volta, <ride> è, stata, volta, la prima volta è stata a Venezia. Con, se non sbaglio, Francesca Pasini per la scuola estiva della New York University che si teneva alla fondazione Guggenheim. E lì, e questo è interessante. Una studentessa si è subito quando poi, nel corso della, della lezione ho rivelato chi fossi, ehm, si è molto indispettita una, una studentessa dicendo, sai, i miei genitori non hanno pagato la tuition per farsi prendere in giro così. Cosa che, che anche era interessante, di immediatamente cioè. metteva in risalto quello che, che era il lavoro di Maurizio, cioè di scardinare relazioni di potere eh, nelle istituzioni dell'arte. Poi so che è andata molto peggio una volta con Barilli in occasione di una lezione, ma perché non hanno mandato... Ma non mia... era colpa tua. Non, non era, non colpa, era mia. colpa tua. Io sempre... <ride> <ride> Mettiamolo subito in chiaro: non era colpa tua. Senti, ti riporto invece alle, alle mostre, alle grandi mostre, eccetera. Al tuo ruolo un po' più anche di osservatore. però ecco perché appunto eh, scorrendo appunto le, le, le mostre che hai fatto. Appunto, anche all'inizio, ho, 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 ho citato Manifesta, Berlino, Quangiù, Venezia. Ecco, hai fatto. Eh, sei stato protagonista di una serie di mostre importanti, appunto in forma di biennale. Ecco, e, e forse meglio di te non c'è nessuno che ci può raccontare un po' eh, anche i limiti di questo format, no? che in qualche modo è stato anche qui: dagli anni 90 ai primo decennio del XXI secolo è stato importantissimo. Ancora è così importante, ancora dicendo secondo te eh, sai, ha un io... ruolo. Allora da una parte ovviamente sono molto, eh, sono un sostenitore delle biennali se non altro perché sono state non solo una palestra per me ma uno strumento di, di, di crescita, di, di apprendimento e anche una piattaforma in cui ho lavorato con tantissimi artisti eh, e, e quindi non sono certo quello che lo critica, anzi ne sono un grande, un grande sostenitore, soprattutto poi quello che abbiamo, a cui abbiamo assistito nell'ultimo decennio è che la voga, se vuoi, delle biennali che negli anni 90 crescevano come funghi in tutte, a tutte le latitudini è stato sostituito dal, fe dal fenomeno della fiera, eh, verso la quale, oddio, in questo momento in cui tutti tirano a campare, eh, sembra spietato a me dirlo, ma verso le quali provo un po' meno simpatia di sicuro rispetto alle Biennali, perché le Biennali sono luoghi di, di studio, luoghi di mh, confronto intellettuale, di confronto artistico, le fiere che, che se ne arricchiscano di orpelli non commerciali sono luoghi commerciali dove oggi tra l'altro si, si arriva a creare una sorta di, di, di cavallo di Troia per cui il Settore commerciale si nasconde anche sotto aspetti non commerciali, e, e, e oggi, dopo anche cioè, dieci sì. anni di fiere, assistiamo in sostanza alle case d'aste che, che regnano padroni. Quindi, tra tutte le critiche che si possono fare alla biennale, credo che le biennali siano ancora dei luoghi sani. Sono come dire delle università, dei luoghi di studio, dei centri di studio. Quindi, questo lo dico come premessa generale. Poi c'è anche da dire che negli anni '90 abbiamo visto le biennali diventare. Eh, i luoghi che le amministrazioni comunali o cittadine cercavano per, eh, per anche mh, rilanciare l'immagine delle città eh, e quindi erano come dire strumenti turistici. Però non dimentichiamoci che storicamente le biennali, biennali come quella di San Paolo, biennali come quella del, di Havana o anche Manifesta e, e tante altre, hanno contribuito anche a scompaginare il canone di una certa storiografia. Eurocentrica no? eh, certo, e, e ci hanno certo. insegnato tantissimo su, su altre geografie eh, del mondo. Eh, infine, poi la Biennale, proprio perché avviene ogni due anni, e eh, questa è una banalità, eh, secondo me è, viene percepita come un formato statico, ma in realtà il fatto che avviene ogni due anni, il fatto che sia raro che come curatore uno venga licenziato da una biennale perché c'è così poco tempo per realizzarla. È, è, eh, è un luogo <ride> ideale per l'innovazione perché hai due anni, hai risorse spesso non sufficienti, ma, ma, ma comunque, comunque sostanziose rispetto a una mostra, se vuoi, in un museo e puoi come dire. Imbracciarle con la coscienza del fatto che, che o la va o la spacca, e, e, e quello è molto salutare perché ti permette di essere più sperimentatore, più audace. Eh, io posso dire nel, nella mia carriera che, che eh, ormai, appunto, non faccio una biennale dal 2013, credo, come, come diceva Gasman, un grande futuro alle spalle, eh, <ride> di, di, eh, però, posso identificare, come dire, due momenti nella. Nel mio lavoro come, come curatore da Biennale, grosso modo da, dal 2003 in cui faccio il piccolo padiglione alla Biennale di Venezia e, e lavoro anche, eh, ho avuto l'occasione di viaggiare con Francesco alla sua Biennale di Venezia, con Francesco Bonami, certo. fino alla Biennale del 2006. Eh, la Biennale di Berlino che faccio con Maurizio e con Ali Subotnik, avevo un'idea della Biennale come, se vuoi in un certo senso, agonistica, come cioè il luogo dove vai a vedere le tendenze del momento e vai a vedere i migliori artisti del momento. Eh, un'idea, se vuoi, anche banale e piuttosto stupida lui, di quello che è... La però no, forse anche, certo, però forse anche un po' il motivo per cui sono nate tante Biennale, sì. perché il museo non riusciva in qualche modo a darti questa idea proprio di che cosa succede ora no? sì. e quindi effettivamente eh, le tue aspettative erano un po' le aspettative di tutti almeno uh -huh, sì. le, le allargo perché insomma ne ho sentito cioè mi sembrano le stesse che, con cui andavo io insomma sì. vediamo cosa c'è di nuovo e che cosa non conosco ancora ecco sì. Anche. Sì, come, come dire occasione aggiornamento e di, eh, a, a Berlino qualcosa è successo sì. per me eh, sì. anche in relazione con, con il lavoro fatto a Milano con la fondazione Trussardi cioè la Biennale di Berlino era Tutta eh, installata su un'unica strada di Berlino chiamata Strasse, e utilizzava luoghi deputati, eh, nel senso di musei, ma anche appartamenti, una scuola che, che era rimasta chiusa da decenni e che era. Una, una sala da ballo, ebraica, una sala da ballo, <ride> e quindi c'era un utilizzo dei luoghi. Eh, il che, cimitero che, ebraico. Sì, e, il cimitero non era ebraico, la chiesa era è eh, giusto scusami è vero ehm, e è quindi c'era comunque un uso della coreografia eh, che era piuttosto inusuale che credo che è quella che ha contribuito anche a renderla piuttosto celebre poi da quella biennale ho imparato anche a e questo grazie anche osservando molto il lavoro di artisti curatori e anche di altri curatori celebri, il povero Harald Zeman che si è rivolta sempre nella tomba ma ho iniziato a guardare alla mostra piuttosto che alla biennale alla mostra come se vuoi, uno strumento di ricerca in sé, e allora ho iniziato a pensare alle mostre come eh, avventure pedagogiche in un certo senso, e in cui iniziavo a combinare opere d'arte di artisti contemporanei anche eh, con oggetti comuni, con oggetti non d'arte, eh, con se vuoi, oggetti artefatti della cultura visiva più ampia. Quindi eh, quello poi, in un certo senso, ha avuto il suo apice. Prima Quang Jiu in Corea e poi con la Biennale di Venezia, dove, che ne so, c'era il libro rosso di Jung, c'era eh, il, uh, il palazzo enciclopedico di Auriti, ma c'erano anche gli ex voto. Ho cioè, iniziato a pensare alla Biennale paradossalmente come un museo temporaneo e un museo di cultura visiva. Quindi, non un luogo dove vai a, ad aggiornarti sui trend del certo. momento, ma vai a. a a confrontarti con una riflessione soprattutto sulle relazioni tra l'individuo e l'immagine che mi sembra la questione centrale di questo momento. Certo. Eh, no, Barilli, mia, no. No, Barilli nella recensione mi aveva detto che, che la mostra era diventata a quel punto troppo astrusa in un certo senso, troppo eh, lontana dai fatti del contemporaneo, però eh, sai quando inizia ad avere 500-600 mila persone che vengono a vedere la mostra, secondo me la mostra non può essere... Solo una mostra di arte contemporanea, deve essere una mostra più, più ricca, più stratificata, E così ho iniziato a pensare alla mostra come una sorta di, di esperienza, di conoscenza eh, totalizzante. Ma in questo era molto esplicito anche dal titolo in poi, insomma, Palazzo Enciclopedico è anche la. la... Quindi l'aspirazione è un'utopia, anche ecco. ecco sì. questa è una parola che appunto forse a volte userei. Insomma, eh, per esempio in quel contesto mi sembrava proprio una parola adatta, nel senso che poi c'era uno spinta utopica da parte di, della maggior parte degli artisti, no? Anche a cercare un archivio impossibile, una, una catalogazione che... Ehm, che, che magari è, non, ri, non riesce a catalogare quello che c'è davanti, ma che comunque ci prova. Ecco, questo sì. tentativo anche inutile in qualche modo. Senti, a proposito di queste mostre un po' grandi e che è appunto collettive, ecco, io mi sono segnato un po' anche qui dei, um, dei titoli che sono per esempio La Grande Madre, La Terra Inquieta. Eh, oppure anche quelle che appunto hai fatto evidentemente a New York, eh, da Monumental a tante altre mostre che eh, ti hanno visto coinvolto in, uh, con altre persone oppure da solo eccetera, ecco uh, qual è la mostra che tu uh, ritieni più tua, più che in qualche modo sei riuscito a, a, a realizzare la mostra che ti ha soddisfatto di più? Assa, è come, come si dice: io ho solo un figlio, di solito si dice dei figli che non puoi fare paragoni. Certo, certo però, seco eh. però secondo me alcune cioè, diciamo, ci sono alcune cose che poi ma ti accorgono. Ci conto sono che... dei, dei bivi o delle, mm. dei passaggi, allora ho citato la Biennale di Berlino, ovviamente per la coreografia, mm. ma, ma poi certo. pensavo, in un certo senso la Biennale di Berlino è il punto di arrivo anche del lavoro fatto con la fondazione Trussardi per l'uso dei luoghi non deputati. La biennale di Guangiu è stata la mia prima biennale in cui avevo risorse mm -hmm. significative ed ero a confronto con un pubblico di 500.000, cioè quando ti invitano a fare la biennale di Guangiu sai che ci andranno tutti, ci vanno gli studenti e ci vanno almeno se va male 500.000 persone. Eh, e allora e soprattutto in una cultura che mi era... Completamente sconosciuta okay. e quello ti costringe a pensare molto alla tua responsabilità come curatore, a che cosa significa fare una mostra. Se vuoi che sia anche un'occasione di, di apprendimento per te e per il pubblico, una mostra che possa parlare all'esperto d'arte che viene magari a vederla da da Berlino ma anche allo studente eh, di 10 di anni o di 15 anni che ero io che magari va a vedere solo quella mostra una volta all'anno ed è l'unica mostra che conosce. La Biennale di Venezia in un certo senso era il culmine di quel percorso che, che veniva da qua giù per l'introduzione di, di oggetti non d'arte oggetti comuni, oggetti di cultura visiva che poi mi accompagna in tante altre mostre se vuoi anche in mostre come La Grande Mare cioè la mia passione sono se vuoi queste mostre enciclopediche eh, dove i testi mm -hmm. per un artista sono 500 parole c'è cioè più da leggere di quanto di quanto, certo, di quanto... abbia voglia <ride> <Ch> <ride> ma mi piacciono queste mostre in cui sai, viviamo in una competizione per il controllo dell'immaginario, non voglio parlare come si parlava negli anni 70 a Bologna appunto, ma cioè in cui la mostra deve deve combattere la distrazione del cellulare, deve combattere la distrazione dei social media. Quindi io penso alle mostre come questi luoghi dove entri e se hai voglia puoi passare 3-4 ore, 5 ore di totale, di totale assorbimento e distrazione. E, e poi l'altra questione è questa, la, la mostra è parte dell'industria dello spettacolo e quindi la domanda fondamentale è anche come possiamo... Partecipare all'industria dello spettacolo in maniera critica e fornendo strumenti di, eh, se vuoi, antidoti anche contro lo spettacolo come passivizzazione eh, della nostra esistenza o come commercializzazione del nostro tempo libero. Quindi quali sono i pensieri che faccio anche al New Museum, che, che è molto più piccolo, e poi a New York, quindi in un ecosistema completamente diverso. Però, la questione principale è: che senso ha occuparsi di immagini? nel 2000, quando siamo assediati da tante altre immagini, come possiamo mettere a disposizione della gente immagini che abbiano una caratteristica, se vuoi, di, di, di purezza o di eccesso o di complessità che è diversa dall'immagine spazzatura che consumiamo tutti tutti i giorni e come possiamo costruire spettacoli che siano affascinanti come un blockbuster hollywoodiano, ma forniscano strumenti critici per consumare le immagini in maniera diversa. E quello, se vuoi, è l'altro debito no, che, che da studente del DAMS pago a, alla scuola semiotica, a Umberto Eco, a, a, a tanti altri bravissimi professori. No? L'idea che dobbiamo produrre strumenti di, di analisi delle immagini, se vuoi, di guerriglia semiotica, come si, parla, si diceva di nuovo negli anni certo. 70, in un contesto completamente certo. diverso. Certo, apro un'altra porta. Che, che cosa è cambiato quando sei diventato direttore di un museo, non più curatore? Sì, beh, allora, la, io ho ancora la fortuna di essere direttore artistico, che vuol dire che eh, mi occupo soprattutto del programma artistico, sì. delle opere, cioè della, della sequenza delle mostre e così via, e che al momento i miei clienti principali sono ancora gli artisti e le opere d'arte, anche okay. se... Ehm, nel mondo americano, anche in una struttura molto snella come com quella del New Museum, che non è il MoMA, non è il Met, eh, la, non neanche la burocrazia, ma la quantità di lavoro che viene dedicata a tanti altri aspetti che non sono la realizzazione delle opere d'arte è gigantesca ed è, questo sono curioso anche di sapere da te come professore universitario, ma anche da tanti colleghi in Italia, quello che è successo nell'ultimo anno con la pandemia è che tutti questi aspetti, se vuoi, organizzativi, eh, di gestione del personale, di rapporti anche interpersonali. Non so se l'Italia non mi sembra abbia vissuto una crisi comparabile a quella che, che le istituzioni in America hanno avuto, perché in America c'è stata la pandemia, ma c'è stato anche Trump che ha fomentato una... Un odio della verità, se vuoi, e, certo. e un odio delle istituzioni, di cui abbiamo avuto no, l'immagine più lampante con eh, la presa del Campidoglio, ehm, che, che vale su entrambi, se vuoi i lati della, eh, dello spettro politico, cioè sia a sinistra che a destra c'è stata una sfiducia nei confronti delle istituzioni che io non ho mai mh, visto Percepito, in piccolo e che significa che anche le relazioni personali, le relazioni, se vuoi, gerarchiche, la, la fiducia anche nelle competenze è completamente rosa e, e quello è il risultato, proprio per, per fare della cronaca, in un anno di lavoro in cui appunto le relazioni eh, non artistiche, ma anche il lavoro degli artisti è diventato molto più politico e più interpersonale in un, in un orizzonte molto più complicato, complicato anche da, da nuove questioni di, di rimostranze legittime sulla certo. questione razziale, sulla questione di classe. Eh, se pensi, se mi chiedono di che cosa si parla a New York oggi, gran, in gran parte si parla di, eh, se vuoi, ruoli istituzionali o della cosiddetta, dicevo, institutional critique, cioè dell'artista come interprete e scardinatore dell'istituzione o comunque il ruolo in cui l'artista è se stesso ma anche cittadino e anche eh, responsabile del ridefinire le istituzioni eh, museali è centrale in questo momento e riflette proprio sai anche uno, uno scambio che è salutare nel, nel, nella pratica quotidiana dell'istituzione ma che, che è molto complicata, cioè che ha spostato tutte le riflessioni, eh, le allontanate se vuoi dall'opera d'arte e, e molto di più sulla struttura eh, dell'istituzione in sé. Certo, il sistema funziona, in questo senso è emerso in modo eh, esponenziale. Senti, ma eh, diciamo proprio in questo momento, qual è stata la strategia? Come diciamo, eh, chiaro che appunto... Ehm, Uh, questo aspetto di, uh, peculiare, di, appunto anche dell'esasperazione politica messa in campo da Trump, sicuramente è stato un elemento essenziale, ma appunto come invece avete reagito alle uh, varie chiusure, le varie, diciamo anche. Difficoltà espositive in un anno in cui praticamente si doveva stare a distanza o non si poteva entrare dentro i luoghi più di tante persone, eccetera. Come, come avete reagito? Ecco, perché ah, eh... diciamo, in Italia c'è stata molto una chiusura completa, ecco, sì. mettiamola così, e c'è stata una trasformazione eh, del museo in una sorta di luogo per fare conferenze, per fare attività, per fare, cioè, si è reinventato in qualche modo eh, online, ecco, anche magari saturandolo, ecco, l'aspetto la, 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 della, della versione online, come poi in realtà stiamo facendo anche, anche noi oggi, ovviamente. Però, ecco, come avete reagito voi? Ma, allora, in America e soprattutto a New York, ehm, dove, come dire, l'economia è immediatamente visibile, e funziona, se vuoi, di tutto, allora, il, la prima... Innanzitutto, c'è cioè a considerare che in America non esiste la cassa integrazione, no? eh, quello che è esistito in quest'anno è il sussidio di disoccupazione, il che vuol dire che per avere accesso al sussidio di disoccupazione devi essere disoccupato. Eh, e quindi, paradossalmente, cioè, quindi, in primo luogo, c'è questa cesura che è molto dura, per cui anche perché la gente possa percepire il sostegno statale, deve essere disoccupata, il che significa che le prime misure immediate sono state nei musei di tutta America, ma soprattutto di New York, sono stati tagli sanguinosi, tagli del 30% degli all staff in media, tagli del 30% ai salari di tutti, tra i 30 e il 10%, significa che Ovviamente, sai, questa è la cosa di cui leggi quando leggi no, come inizia la rivoluzione francese o come iniziano le rivoluzioni, è così: malcontento sociale, <ride> una pandemia, sì. eh, uno stato di polizia oppressivo e, e così via. Quindi no, c'era una sorta di, di serie di elementi che si sono incastrati mm -hmm. eh, e un presidente completamente irresponsabile no, che creano uno stato di... di, di di, di tensione totale, le, le immediate misure che abbiamo dovuto prendere con. A me non era mai, cioè non avevo mai neanche potuto pensare, se mi chiedi qual è stato il mio ruolo, no? dover telefonare alla gente alle 9 del mattino e dire con una persona testimone direi: ti devo dire una cosa che eh, non, non hai il posto di lavoro il giorno dopo non, non pensavo quando studiavo al DAMS che fosse il mio lavoro quello eh, certo. o quando leggevi di... significa anche che sai la nostra economia è diventata una cosa che mai pensavo neanche quando né credo André Breton o Tristan Zara o anche alcuni certo. eh, dei nostri professori pensavano fosse il nostro mondo no? un'economia milionaria un'economia Gigantesca perché comunque un piccolo museo come il New Museum ha un budget di 13, 14, 15 milioni all'anno quindi non è una cosa piccola. Allora, quindi, eh, prima cosa abbiamo tagliato drasticamente. Abbiamo tagliato cercando, però, di, di avere anche degli strumenti di solidarietà. Abbiamo cercato di. Abbiamo tenuto le guardie. Abbiamo tenuto. Poi tutto questo si, si lega appunto anche alle classi più esposte, che, che in America sono anche classi definite lungo linee razziali e, e così via, quindi ci siamo dovuti interrogare molto su quali fossero queste scelte. Eh, abbiamo avuto la fortuna, in un certo senso rispetto all'Europa, che abbiamo chiuso il 13 marzo del 2020, ma abbiamo riaperto a fine agosto e siamo stati, come dire, facendo le corna, aperti da allora. Abbiamo anche aperto una nuova mostra che, che Oqui Envedor stava curando per noi e che... Eh, si occupava proprio di, di, di queste questioni. Soprattutto dolore, del... lutto, certo. E così via. Quindi, e ora New York è in una sorta di, di oso dire, di rinascita perché i vaccini stanno andando a, a ritmi incredibili rispetto all'Europa e rispetto all'Italia. È stato un anno durissimo e, e poi, come dire, tutto è stato migrato online. Abbiamo avuto la fortuna di avere alcuni progetti online molto di molto successo insomma, certo molto... anche è anche un po' lo spirito del vostro della vostra istituzione sì. avere comunque una, una idea di piattaforma online molto presente insomma sì. anche sì. storicamente direi no e questa anche sì perché è anche questa sorta di, di, di effetto collaterale per cui mm. adesso no settimana scorsa ho fatto una conferenza con G Kerry james marshall alla quale c'erano 3.000 persone collegate cosa che nel, nel nostro teatro avremmo avuto 180 spettatori e, certo. e anche un segno certo. abbastanza interessante no? un nome come quello di Karen James Marshall che ora porta eh, 3.000 persone online per un giovedì pomeriggio alle 4 eh, e, certo. che significa anche un cambiamento proprio se vuoi epocale eh, anche di, di priorità o di esigenze se vuoi in questo momento Senti, hai iniziato dicendo che appunto um, hai uh, trovato anche la tua dimensione curatoriale proprio cercando il rapporto con gli artisti, ecco, ma da direttore eh, artistico, ma comunque da direttore del New Museum, hai ancora il tempo di andare a vedere gli studi degli artisti come in qualche modo ti capitava probabilmente? È un po', è un po, mm. po diverso ed è stata anche, mm. se vuoi, una mia metamorfosi... Allora, innanzitutto, paradossalmente andare dall'artista per me è ormai una vacanza e quindi esatto. appena posso ne sono solo felice. Eh, mm. Però c'è stato anche un cambiamento che, che, che si ricollega a quello che dicevo prima rispetto a, a una certa idea di mostra per me, se vuoi fino alla Biennale di Berlino mm. e dopo, eh, che magari è stato anche un cambiamento caratteriale, un cambiamento, se vuoi legato all'età. Eh, Ora io penso alla mostra più come a un insieme di opere d'arte. Ovviamente mm. l'artista è colui che le realizza e, e per il quale ho il, il rispetto, la simpatia, anche la gioia appunto di, di, di confrontarmi con loro. Eh, però, come dire, il mio focus è l'opera d'arte. A volte, e lo dico sempre come anche una provocazione, ogni tanto fa anche investire gli artisti, l'artista è il guscio ma la perla è l'opera no? e in alcuni casi con gli artisti sai anche che devi scardinare il guscio per arrivare alla, alla perla sì. e, e di nuovo essendo cresciuto a Bologna leggendo i bellissimi libri di Eco i limiti dell'interpretazione o Lector in Fabula eh, io sono cresciuto con certe idee se vuoi tangenti Inizialmente decostruttiviste sull'idea del ruolo del lettore, che è un lettore attivo, e che sono idee che porto anche appunto alla curatela, pensando che il mio ruolo non è quello di essere solo il portavoce dell'artista, ma sono un, un interprete. E quindi il mio ruolo la mia responsabilità è anche quella di collocare l'opera d'arte in un contesto che l'arricchisca e la trasformi. Alcuni artisti pensano che sono gli unici portatori della verità della loro opera, e quello risulta, se vuoi, anche in frizioni. Io dico sempre che lavorare a una mostra personale inizia come una storia d'amore e finisce come un divorzio, molto spesso. Anche perché si parla di tantissimi, si parla di soldi più che di opere d'arte. Si parla <ride> del, del tuo ruolo, di quanto però è come dire. Certo. È, di quando eh, arrivano i pagamenti, di arrivo... eh, però rispetto anche alla tua domanda. Certo, lo studio d'artista è un luogo bellissimo ed è un luogo appunto che ormai associo alla vacanza, alla, eh, alla fuga anche da certe responsabilità, eh, però lo dico anche rispetto a magari quei tre studenti che, che ci seguono stasera, che eh, è l'opera d'arte su cui devi tenere gli occhi in un certo senso, e, e l'opera d'arte è più grande dell'artista, anche se l'artista è. Eh, se non sbaglio Bonito Oliva no? diceva all'artista È l'opera d'arte fa l'artista, non necessariamente l'artista fa Lo sì. in inglese the artwork no. the artist is the by of the artwork, not the other okay. way around. Eh, suona ogni... molto come Bonito Oliva, ecco. non sono <ride> sicuro che siano parole esatte, ma suona molto Bonito Oliva. Sì. <ride> certamente Certamente. Uh, senti, do domanda anche qui, un po' anche per coinvolgere gli studenti sicuramente. Ecco, che cosa consiglieresti a una persona giovane che uh, vuole lavorare nell'arte, ecco, non necessariamente fare il curatore? Che, quali sono le cose che secondo te sono fondamentali? Ma allora, di nuovo Pago Pegno l'ho fatto eh, con mm. la terza corrente. Cioè, a Bologna, per me ci sono state tre, tre come dire, eh, influenze fondamentali. Eh, se vuoi una, diciamo, scuola semiotica e sia con i professori, ma anche soprattutto con i libri non voglio dire soprattutto, ma l'impatto, lo shock di, di molti libri di Eco da Opera Aperta in poi è, 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 sono stati fondamentali per me. Dall'altra c'era, diciamo, il filone Renato Barilli e Co che eh, si legava da una parte alla stessa tradizione delle neoavanguardie eh, del gruppo 63, del Verri, di quella corrente e che poi portava a seguire anche il contemporaneo. Più spinto e poi la terza era inaspettata completamente che era se vuoi una storiografia più tradizionale che era quella di massimo ferretti di mauro lucco di vera fortunati di stefano susinno che erano storici dell'arte se vuoi più tradizionali eh, che tenevano viva anche la linea di longhi di arcangeli eh, anche di zeri, cioè di se vuoi la linea di, di storici dell'arte legati a, 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 alla lettura dei documenti storici nel contesto eh, sociale in cui erano nati. Ecco, il DAMS e non so neanche se, se fosse una scelta m, conscia di quella scuola o era il risultato dell'incontro del DAMS e di lettere e filosofia eh, e di varie correnti, ma il DAMS a me ha aiutato tantissimo per quella vastità di... di di impulsi eh, e, e poi in una città come Bologna che era abbastanza grande non era una metropoli però era abbastanza grande da avere un museo d'arte contemporanea da avere villa delle rose da avere gallerie ma avere anche l'accesso appunto a, ai documenti storici l'unico suggerimento che, che posso avere è una sorta di voracità e dico che Bologna ovviamente tra i suoi stereotipi c'è anche quella di, di Bologna no, golosa e Bologna ghiotta e e a Bologna c'era anche Piero Camporesi che spiegava come certo. era eh, anche riflesso di, 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 di certi aspetti politici, anche di esclusione, di, di contrasti, ma appunto di essere voraci, di essere curiosi. A me il DAMS paradossalmente ha aiutato perché, come ho detto all'inizio, avevo una gran paura di non trovare lavoro. Penso che un po' di sana paura faccia bene mh, agli studenti perché mi ha spinto a essere ad avere sempre anche magari una ruota di scorta in un altro lavoro. Io pensavo veramente, durante l'università pensavo, il mio lavoro sarà fare il traduttore, sarò attivo, diciamo, in, nell'industria culturale e l'arte sarà la mia passione. E, Come Marcel Duchamp, insomma, quando sì, ha smesso sì. di fare il pittore che si è messa a fare anche il traduttore. Insomma, sì, io pensavo modo. che quello fosse il mio destino. <ride> dico anche rispetto certo. agli studenti, se... A volte anche quella, avere un'altra via di uscita può insegnarti a essere più veloce, ad esempio a, a, a fare il tuo mestiere, insomma. Poi mi rendo anche conto che una persona nella mia posizione è dare suggerimenti di solito ed è anche salutare, questi suggerimenti vengono snobbati ed è giusto anche che gli studenti facciano i test a loro e trovino le loro dimensioni in cui... Questa è una cosa che mi dà sempre molta tranquillità insegnare, che tanto, diciamo, oltre le cose che possiamo dire noi, loro impareranno tante altre cose discutendo tra di loro. Eh, che, che cosa, questa è la cosa che mi dispiace di più in questo momento, che loro non, non possono incontrare gli altri studenti. Sì. Senti, ti, ti volevo lasciare chiedendoti però appunto un po' di progetti anche su, che cosa, stai, su cosa stai lavorando ora, ecco. Quale sono? Qual è il prossimo progetto su cui Posso si domanda, se, se scusa, dire? No, Mi chiedo anche se ci sono domande sì. al pubblico, se serve che se li vogliamo ascoltare. Ah, sì, eh, diciamo, ho dato un'occhiata, ma mi sembra che non ci siano più commenti che, eh, che, che domande. Ecco. Uh, per esempio Silvia Grandi invece voleva chiederti se ti ricordavi anche uh, appunto del vecchio Dams della sua laurea con, con Renato e, dei, e degli esami e lei appunto se ne ricordava con molto affetto ecco quindi si sì, sì, citava, ma insomma, eh, vedo anche altri interventi, Giuseppe Virelli, Elisa Baldini, Mary Gormi, eh, diciamo che sono più commenti, appunto, anche, mi sembra commenti anche molto positivi rispetto alle cose che ci hai fatto vedere nel tempo. Ecco. E rispetto alla tua domanda, a quello a cui sto lavorando, beh, abbiamo appena aperto, mm. che forse è la cosa più, più interessante da raccontare a New York, questa mm. mostra appunto, che era curata. Da Oakui Envedsor, che eh, è stato direttore della Biennale di Venezia nel 2015, direttore di Documenta nel 2002, è stato con Harald Zeman l'unico curatore ad aver curato entrambe le, le, le più importanti o celebri mostre periodiche, appunto documenta e ehm, per Venezia. E, Venezia, e peraltro adesso non voglio esagerare ma comunque una persona che entrambi abbiamo conosciuto attraverso flash art direi Roberto che era certo. stata una delle, delle riviste prime a, a pubblicarlo o cui era certo. nato in Nigeria è morto tristemente a 55 anni appunto nel 2019 e l'avevo invitato ehm, a curare una mostra al New Museum nel 2018 quando stava lasciando l'Aus der Kunst di Monaco, dove era stato direttore. O a cui Einweiser, per chi non lo conoscesse, è stato, come dire, il campione o l'interprete più, eh, più acuto della globalizzazione dell'arte contemporanea, se vuoi, dalla fine degli anni 90 al 2018, appunto, soprattutto eh, perché ha spalancato le porte, se vuoi, del. De, Dell'arte contemporanea eh, occidentale, europea o nordamericana, all'arte, soprattutto africana, eh, certo. e anche all'arte del, del Sud America e così via. Eh, e, e quindi è come dire il rappresentante de, de, delle correnti, se vuoi, postcoloniali del certo, certo. E ehm, in, incluso il conflitto che poteva nascere anche da questi sì. confronti, che, che era una cosa che in qualche modo ci mancava totalmente, no? Sì, che fondo... lui ha anche introiettato mm. e, e forse perché era per sua indole era un grande diplomatico, cioè è curioso che Occo abbia studiato politica e eh, non, certo. non storia dell'arte e io ho sempre pensato fosse modellasse anche il suo aspetto, la sua eh, su, su quest'idea di un grande diplomatico dell'arte che, che aprisse confini e trasformasse confini ma che in un certo senso evitasse il conflitto, anche se molte delle sue opere raccontavano di conflitti, ma certo. era un'idea, se vuoi, più di ospitalità reciproca piuttosto che, che di confronto. Certo. E quindi anche in questi anni in cui tristemente è scomparso il suo ruolo, sarebbe stato molto importante per immaginare, soprattutto in America, queste nuove tensioni razziali al di là dello scontro e, e in un modo... Ehm, anche più forse gioioso, eh, però ovviamente non c'è dato sapere. Comunque nel 2018 l'avevo invitato a, perché ci parlavamo in occasione di una mostra di Nari World eh, al, quale, al catalogo della quale aveva contribuito e, e mi aveva detto di questa serie di conferenze che voleva realizzare ad Harvard intitolate Grief and Grievance, Art and Mourning in America. In italiano si direbbe il lutto e la lamentelo, la, il lutto e il lamento, arte e lutto in, in America, una mostra che appunto gli abbiamo invitato a realizzare, che purtroppo non ha potuto finire perché è scomparso nel marzo del 2019, ma per la quale aveva lasciato eh, tutta una serie di, di, di indicazioni molto precise eh, e per la quale aveva coinvolto anche l'artista Glenn Ligon a, a diventare una sorta di... Ehm, di complice in questa realizzazione, che mm, poi dopo la morte. curatore aggiunto. dopo la morte di Oqui, sì. abbiamo anche invitato Mark Nash e Naomi Beckwith a, a diventare parte di questa comunità di interpreti che, che in un certo senso ha, ha completato la sua visione. Ed è una mostra detta in soldone: è una mostra che presenta 37 artisti afroamericani, eh, per lo più di oggi con alcune eh, radici gettate nel, nel movimento degli anni 60, dei, dei diritti civili degli anni 60 è una mostra che offre un contesto al lavoro di molti artisti che nel frattempo sono diventati anche star se vuoi del sistema ma certo. che non sono stati presentati in maniera organica in una mostra e che legge il loro lavoro attraverso la prospettiva appunto del, del lutto dell'elaborazione del lutto e di una sorta di, di, di tensione lirica eh, nel lavoro di, di, di questi artisti e, e quindi è una mostra eh, che, che cade proprio in questo momento eh, cruciale in cui tra l'altro il lutto è diventato pratica quotidiana per tutti ma con anche più brutalità eh, nella, nella comunità afroamericana non solo perché eh, la comunità afroamericana è vittima del Covid al ritmo del di, 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 50% più alto tasso di mortalità de, de, del resto dell'America, e, e poi perché, ovviamente, tristemente abbiamo visto nell'ultimo anno i risultati appunto delle politiche razziste e anche di, di un condono di quelle politiche eh, da parte di Trump in maniera così, così evidente. Allora, Massimiliano, io ti ringrazio moltissimo di questa uh, di questo esserti aperto anche a noi, ecco, di questo averci dato un po' una lettura trasversale della contemporaneità, ma anche del tuo percorso. Eh, ringrazio naturalmente tutti quanti dell'ascolto, e vi invito anche al prossimo incontro. Che sarà con Chiara Lessi, che sarà in dialogo. Con Anna Rossellini e Francesco Spampinato che si svolgerà eh, sempre alle 18, ma il 31 marzo. Quindi eh, il prossimo appuntamento di questi 50 anni eh, del DAMS sarà quello. E, e grazie ancora Massimiliano e grazie a tutti ancora. voi. A presto a Bologna, spero di persona. <ride> certo, ti accogliamo sempre, sei sempre il benvenuto.